giro per Catania. Ne vediamo solo una piccola parte. Ah, ascoltiamo, il resto giace sotto le costruzioni moderne. Costruito intorno al secondo secolo d.C., avevano circonferenza di 309 metri e poteva ospitare 18.000 persone. Per le sue dimensioni era chiamato il Piccolo Colosseo. Vi si svolgevano lotte fra gladiatori e battaglie navali, le famose naumachie. Gli scavi dell'anfiteatro furono finanziati dal principe Biscari, che era un importante archeologo. And here, to the left, the magnificent Roman amphitheater. We can only see a small portion of it, as the rest lies under the modern buildings. Built around the 7th century after Christ, it had a circumference of 309 meters and could accommodate 18,000 people. For its size, it was called the Little Colosseum. E sul Vietnam, la via è stata recentemente restaurata per dare splendore alle bellezze degli Iberti e del Barocco. Anche il masticato sul quale camminiamo è stato trattato attualmente. Sullo sfondo della via,